sailor, what shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Early in the morning, way, hey, up she rises, way, hey, up she rises, way, hey, up she rises, early in the morning. Put him in the longboat until he's sober, put him in the longboat until he's sober, put him in the longboat until he's sober. Cambiare il modo di essere gestita, cioè una gestione sia delle spiagge come dal punto di vista proprio della balneazione e anche per quanto riguarda l'inverno, proprio della fruizione, e poi di tutto il problema grosso su Ostia e l'erosione costiera, che noi sappiamo che va affrontato in un altro modo, in modo armonico e ovviamente in modo competente. Ti viene da dire per fortuna che c'è la spiaggetta, perché purtroppo questo è il problema di Ostia. Una spiaggia meravigliosa, unica, da vivere tutto l'anno, siamo qui il 1° gennaio, c'è gente che fa il bagno, gente che sta in giro, bambini. La spiaggia non è solo per l'estate, la spiaggia è tutto l'anno e dovrebbe essere utilizzata come tale, quindi chi ha una concessione dovrebbe utilizzarla e farla fruire liberamente ai cittadini, alle persone per tutto l'anno. Oggi siamo qui a tuffarci per anche come gesto di libertà, prendiamolo così, io sono qui e abbiamo corso. Ci tuffiamo proprio per dire questo, la spiaggia non dura il tempo di un abbonamento alla cabina, ma deve essere un luogo di vita, di socialità, tutto l'anno, giorno, notte. Questo è il mare, la bellezza di vivere al mare, ed è giusto che quindi il comune, la regione si sbrighino, che sono decenni che aspettiamo che Ostia diventi una città di mare veramente. Il dramma di questo territorio, che ne ha tanti, non lo so a elencare, però è essenzialmente quello della primaria ricchezza che ha, che è il mare di Roma, ma i romani il mare non lo vedono, e nonostante tutti i vari, tra virgolette, strombazzamenti fatti, questa splendida manifestazione ancora una volta può fruire di un fazzolettino di spiaggia, la famosa spiaggetta. Perché altro non c'è, cioè noi abbiamo su chilometri e chilometri di mare barricato gli unici due punti dove i cittadini ostiensi, i romani, i turisti eccetera eccetera, se vogliono farsi il bagno, vedere il mare, hanno il curvone a spiaggetta, punto. Punto, dice, ma a Ponente ci sono le spiagge lì, bella scoperta dell'acqua fredda, manco dell'acqua calda. Perché a Ponente non ci arrivi con la metro, a Ponente è fuori mano, e questo concetto non può passare come bilanciamento di queste barriere storiche. Un grande saluto a Liberi TV.